Al Gran Premio Città di Milano all'Idroscalo, l'undicesima prova del mondiale di Formula 1 motonautica, aveva ben fatto sperare il numeroso pubblico accorso, perché sperava di vedere finalmente sul podio più alto dopo la gara un italiano. Non è stato così purtroppo, anzi è stata una gara tutta straniera e lo stesso titolo 1985 parla straniera. Una calda domenica di settembre ha raccolto più di 40.000 persone attorno ai 2 chilometri dello specchio d'acqua dell'Idroscalo di Milano. In programma c'era il Gran Premio Città di Milano, valido come undicesima prova del Mondiale Formula 1. Lo spettacolo è iniziato dal cielo, con acrobazie da capogiro. L'unica grossa novità è il rientro di Renato Molinari, che si è presentato con uno scafo con inedite soluzioni aerodinamiche. Renato Molinari, un campione che alla motonautica ha dato tantissimo e ha anche preso tantissimo, se non sbaglio ben 19 campionati del mondo. Ora un rientro qui a Milano, così tutti si chiedono il perché, ce lo dici tu? Ma il perché è molto semplice, dato che noi abbiamo fatto questo nuovo scafo che sarà lo scafo già 86, per cui la miglior condizione è provarla in gara. Oltretutto è capitata questa occasione con questo nuovo sponsor, abbiamo fatto questa combinazione. Il motivo è solo per portare lo scafo in gara per un altro anno. Qui vicino alla tua barca, così non hai un po' di nostalgia quando seguivi un campionato e così non ti limitavi a correre in una gara? Beh, quest'anno all'inizio specialmente è stata dura, perché seguire il team e tu dal di fuori noti ancora di più gli eventuali errori che fanno i piloti, per cui per le prime volte mandi giù amaro, perché dici porco cane se fossi dentro io, e poi invece è una realtà che era così, poi ti abitui anche un po'. Io comunque avevo smesso per motivi di sicurezza, perché la classe non dava della sicurezza ai piloti, tant'è vero l'anno scorso 4 morti, quest'anno hanno fatto qualcosa, molto forse. Per cui adesso cominciamo a fare questa gara per mettere a punto qua, poi un altro anno si vedrà cosa fare. Come tutti i campioni, anche tu dovrai cedere il testimone a qualcuno, in questo caso questo qualcuno è Chicco Vidoli? Indubbiamente il Chicco, penso, prima di tutto perché è 3 anni che corre con noi, secondo italiani c'è solo lui, e terzo veramente è un buon pilota, è uno che ci sa fare, anche se fa ancora qualche errore, ma indubbiamente già quest'anno potenzialmente era un campione del mondo. Chicco Vidoli, la griglia di partenza che purtroppo oggi ti vede solo partire in seconda posizione, Thibaudot ti ha strappato, letteralmente strappato agli ultimi secondi. Per due metri, per cui pochissimo. Quindi ti è costata la pole position qua. Esatto. Ma più che altro penso che la cosa che a te sia costata di più è il fatto che a Lione un volo a 200 all'ora. Sì, ecco, ha compromesso il campionato, ha compromesso quasi definitivamente il campionato, perché Bob Spalding ormai ha 14 o 15 punti di distacco, per cui è quasi imprendibile. La gara si è disputata su 2 manche a causa di un incidente a Kennedy. Al nuovo via è sempre Robertson a prendere il comando. Vidoli, secondo, è ben presto passato da Velden e successivamente ha dei problemi che lo retrocedono all'8º posto. Molinari, invece, è attardato dalla rottura dell'elica, ma per il pluricampione si è trattato di un test per il nuovo scafo. La vittoria è andata a Robertson, naturalmente su uno scafo Molinari. Spalding invece, con il 2º posto conquistato, si laurea a campione del mondo 1985. Lorenzo Selva, testimone totale per un'ulteriore presenza totale nel mondo delle competizioni. Dalle 4 ruote passiamo alla motonautica e in particolare al campionato del mondo di Formula 3. Come mai, Lorenzo, questo marchio Total Quartz sulla tua barca?
Il marchio Total sulla mia barca non è praticamente uno sviluppo di una già grossa esistente collaborazione a livello industriale fra la nostra industria, la nostra azienda e la Total. Noi abbiamo questi oli e usiamo questi oli per tutti i nostri motori di serie. In particolare abbiamo sui nostri scafi da corsa gli oli Total Quartz, che sono oli automobilistici, perché è stato deciso dalla Total di voler spingere di più questo nuovo marchio, questo nuovo tipo di olio automobilistico. La Formula 3 è articolata su due manche. L'ultima si è disputata all'imbrunire, quando ormai tanta gente aveva fatto armi e bagagli. Nella Formula Cadetta ha trionfato lo svedese Lem Strom, sempre più vicino al titolo mondiale. Selva ha difeso gli onori di casa con il sesto posto, quarto nella graduatoria iridata. La 25